Interrompiamo le trasmissioni per una notizia di cronaca nera. Il famigerato Filippo Gavurro, evaso ieri dal carcere di San Vittore, sarebbe stato avvistato in Val d'Aosta, da dove vi parliamo. La signora Adalgisa Adami, infatti, sostiene di aver visto un uomo i cui dati somatici sembrano corrispondere a quelli del bandito. Proprio così, sul fare delle nove, vero, ho visto un uomo scendere da una macchina e si è incamminato verso il confine francese, cantando una canzonetta napoletana. Ciò lascia supporre che Filippo Gavurro sia diretto oltre Alpe. Guardie confinari e cani poliziotto setacciano la zona. Si spera che la cattura possa venire in poche ore. Pregando. La domenica non dovete telefonare prima di mezzogiorno. Quello si sveglia se la piglia con me. Come? No, Teresina, non c'è andata a messa. Sì, signore, stanotte vi ho sognato. E prima di uscire ha detto quanto gli voglio bene a Giacchino mio. Chissà con quale altra malattia grave si è svegliato oggi. Sì, lo so. Vi aspettiamo a pranzo. Sì, pasti in bianco e mozzarella, il solito, sì signore. Giacchì, portatevi la canottiera di ricambio e state senza pensiero, che non riceverete affronto dagli spifferi. Permesso! Ti dice acconsente! Io sono entrato! Buongiorno! Sì! Lo sapete leggere? No! Ah, per voi si non li sapete piazzare! Io pensavo che eravate sotto! Ah, giovane! La domenica in questa casa ci sta la guerra fredda, non vi ci mettete pure voi! Chi siete? Gaetano Donnarumma! Passatriti, il famoso cameriere scemo del ristorante Fiorillo. Avete detto scemo? E come Fiorillo si tiene un cameriere scemo? Io veramente non sono... Timido? Titolare! Ah! Non sono titolare. Quello Don Carmine mi chiama di rinforzi la domenica quando c'è l'affluenza di cafoni della provincia. Cioè, e i turchi? Qualche volta vengono pure i marinati. E voi come lo sapete? I turchi? Io so i turchi. Signora Turchi, l'avete diversi in mezz'ora. Oh, donna Rugno, per piacere, abbiate pazienza. Voi avete fatto i tour. E io per aiutarvi ho fatto i turchi. So quello che volete dire. I turchi. I turni. Oh. I turni sono pesanti e quello sono caso che mi chiamano di rinforzo la domenica. Allora parlate chiaro. Ma signora, quando vi prego, pare che lo faccia apposta. Ah, sentito, figlio mio, voi state inguaiato. Ah. Analfabeto, scemo convinto e tenete pure una mezza lingua. Che sperate dalla vita? Mi debba sparare? No, prima tentate una cura. Ma di chi? Che ne so, ormoni, vitamina B12. Ah. Se venivate che c'era il fidanzato di mia nipote, la cura ve la dava lui. È medico? No, è ammalato. Sentite, ma voi che volete? Ho portato il fresco di lana per Don Antonio Refice. Ah, allora lavorate pure per Don Carmine? No, io sono venuto a posto su, che quello Don Carmine è morto. È morto Don Carmine! È morto! Oh, Madonna, è morto Don Carmine! Ma signore, sta morto di fatica! Quello di un matrimonio con te e due matrimoni con te e sta morto di fatica! Sentite, giovanotto, io spaventi non ne posso prendere. Spaventi, non ne posso prendere! E nemmeno il signore, che cos'è? Quello ha capito la frase a metà. Io? E allora è lasciato a metà, scusate. Pur nella vita la prima cosa, non deve avere fretta. Da qua a 100 anni che vengono a dire che Don Carmine è passato a miglior vita. Sempre se non ci siete passati prima voi, il pensiero me lo siete già levato. Sentite, fate una cosa, posate il fresco di lana. E portate il nostro saluto a Don Carmine. Ma non è possibile, ci devo portare pure 15.000 lire che mi deve dare vostro marito. No, Don Antonio è mio genero, domani passare via. Ma non è possibile, perché se non ci portano le 15.000 lire, i dai, quello mi consegni sfoderati. Caso Refice, Dio? Ah, Giacchino, da volta. No, non è tornata ancora. No, signore, la messa non è cantata, la dico in italiano, e l'avete cronometrato voi stessi.
Con nuvole. Nuvolo sul gomme. Ma quando nuvolo già chi? Voi se non vi fidate, chiamate voi stesso l'osservatorio vesuviano. Ma voi vedete? Gesù, Gesù! Ma il signore si è ingessato! Ma come? Dico io, uno poi mette il piede per terra e non si accorge che ci stanno annaffiatoio. Non ho il piacere di conoscervi, ma dalla vostra faccia già so che la risposta è no. Comunque, conoscete la legge delle probabilità? No, no, lo sapete. Vedete, il caso di un annaffiatoio che arriva da solo sullo scendiletto non è previsto nemmeno dalla legge delle probabilità. Quindi, svegliandosi la mattina, uno non è tenuto a domandarsi: ma chissà che trovo mo che metti i piedi a terra? No, uno così piede e si aspetta le pantofole. È vero, se dico male, correggete. No, voi dite benissimo. Siete cacati? No, no, è stato un inceppamento. Allora, come ho detto, scusate. Prego, prego. Poi ci sta il fatto della domenica. Leggete quel cartello, per piacere. Non posso. Perché? Ah, siete pure mio, per. No, no, sono con rispetto parlando, sono analfabetico. Ah. Figlio mio, voi state inguaiato. La domani provo con la vitamina B12. Provate, provate. Mi raccomando, assai, proprio assai. Oh, dunque. Le 15.000. Bravo. Allora, ecco qua. Siamo in bocca. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12. Ma come? Ieri sera ci ho messo le 15.000 lire che devo dare a Sarto. Posate le 3.000 lire. Di a me? Posate. Mi stanno accusando di tutto. Ma vi faccio assistere a uno spogliarello? No, non è possibile. Sono un demonio di San Vincenzo, spogliarelli non ne posso vedere senza il permesso del vescovo. Signore, posate le 3.000 lire. Avete sapere che i soldi in questa casa non bastano mai. Quando è il 27 in mano mi mette 70.000 lire dicendo fate. Sono io che devo provvedere alla moltiplicazione dei panni e dei pesci, perché per voi i pensieri sono finiti. E se qualche volta mi sono permessa di mettere mano al vostro portafoglio è stato per... Perché vi state facendo il carosello per comprare il televisore. Il televisore, sì signore, ci spetta, va bene. E io dico che no. Vostra figlia ed io non abbiamo diritto allo spasso serale. Vi spassate con la radio e con quelle schifezze di fumette che leggete satanica e diabolica. Quest'anno ho fatto la spesa del cannocchiale. Il cannocchiale? Lo spasso lui se l'è procurato. E le donne in questa casa devono fare la calzetta. Me lo chiama spasso. Toccate qua, per favore. Vengo io! Secondo voi che può essere? Un melone d'acqua! No, è il fegato. Ah. E mo toccate da quest'altra parte? Un altro fegato! No, è sempre lo stesso. Ma lo spasso, come dice la signora, me l'ha fatto arrivare a sinistra. E per forza siete voi che lo volete. Uè, tutte le rotti, con gli occhi a cannocciare. A spiare i fatti di Vincenzo Campo Reale. No, ma perché non vi impicciate degli affari vostri? I fatti di Campo Reale sono fatti lì. Oh, un uomo della mia età con il mio stipendio non può fare quella vita da una babbo. Oh, il televisore, mania di grandezza. Dovevate fare la sposa di Campo Reale. Dovevate fare, Che dovevate fare? Campo Reale. Ecco qua, le persiane abbassate e la pace degli angeli. Campo Reale dorme! Antonio Rifici invece, suo parigrado! Ma insomma, io ho sposato voi, ho l'abbonato! Ma la vedete quella santa! Una donna della vostra età dovevate sposare, non una ragazzina di 16 anni, vi poteva essere figlia! Voi la sentite? Ci sentite bene almeno? No, 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 non dire sta a posto! Ah, meno male! Me la sto sopportando da 30 anni! La povera moglie mia purtroppo morì di parte e le creature avevano bisogno di cure, di affetti, insomma di una donna in casa. E così se ne venne a stare da noi. Ma gli anni sono passati, sangue del diavolo, le creature sono cresciute. Il maschio è diventato già maresciallo di carriera,
E la Titella, forse, finalmente, tra poco, si sposa. Ma lei, sempre qua, qua. Ma vedete, uno poi si deve sopportare la suocera senza manco lo sfizio di tenere la moglie. Lei, donna! No, donna, non mi aspettate. Dice bene. Andate a raccontare la vita mia a Campanella. Andate. Dorme sempre, dorme. E mo vediamo, dorme. Pronto? Casa di Lillo? No, oh scusi, con chi ho il piacere di parlare? Camporeale, oh scusi tanto, spero di non averla disturbata. E sto andando a sveglia pure no? 150 di persone asteriose, nemmeno un capello bianco e il vitino di Vespa. E magari era pure la moglie orfana di madre. Moglie. Donna Rui, una femmina al giorno. Quando a Napoli arriva una compagnia di riviste, io dopo lo spettacolo mi piazzo accanto a chiaro. Dalla subretta all'ultima ballerina sfilano tutte quante una giorno in casa di Campo Reale. Ma quanto fanno trovando la televisione? Madonna. Ma le donne sono il meglio. Tiene un appartamento di 5 stanze con doppi servizi. Mobili Luigi Filippo, brucia profumi turchi, donna Rui. Campo Reale pasteggia con asti spumante. Fa scritto tutto qua, eh? Qua dentro, tutto qua. Ma verrà? Verrà il giorno dell'inchiesta e noi vedremo chi la vincerà. Vedremo. A proposito, ma voi chi siete? È il famoso da vedere fesso del ristorante Fiorino. Avete detto fesso? E spicci pure qualche facciante per Don Gambini. Ha portato il fresco di là. Ah, bravo. Donna Rui, mi volete dare una mano? Dovete solo comandare. Faccio un attimo questo. Ecco qua. Dunque dobbiamo togliere questo. Vabbè. Pronti? Pronti. Ah! Donna Rui, vi ho pregato di aiutarmi a sfidare l'annaffiatore, non di strapparmi il piede. Quando vogliamo fare qualcosa, facciamo così, prima mi metto qua. Io giro l'annaffiatore da sinistra a destra, voi girate il piede da destra a sinistra, e vediamo. E vediamo. Che succede? Che succede? Che succede? Voi avete detto che succede? No! Vediamo che succede, una cosa. La frase, vediamo che succede. E vediamo. Vediamo. Andiamo. Non succede niente, non succede. E niente può succedere. Vedete quel figlio mio? Quello il piede non sta avvitato. No! No, sta solo infilato. No. Ah. Allora vogliamo fare una cosa. Metteteci centri vanno gli occhi. Signore, voi mantenete per sotto le scelte. Non facciamo che apprezzare il pedone se ne viene pure il piede. Ma non è più lo scorticato, poi l'hanno detto che lo siete già fatto. Pronti? Pronti. Donna Rui, se il fatto è ancora lungo, è meglio che mi prendo un'altra sama mia. Qua mi pare di stare nel canale di Procida. Facciamo una cosa, noi la vogliamo provare a pancia sotto, mi dispiace. No, e tanto in qualche modo dobbiamo passare la domenica. Bene, ferma. Signore, voi mantenetelo per sotto a mente e io tiro. Lo posso tenere per le orecchie, c'è più tempo. No! No! Perché? Signore, perché se io sgarro con la forza, voi mi trovate con le orecchie in mano. Pronti? No, aspetta, donna Rui. Donna Rui, vedete di non sgarrare la velocità. Se no questo mi spezza la voce del collo. Donna Rumma. Donna Rumma! Ma vedi, sto inceppato. Ma voi non avete proprio parlato. L'inceppamento è venuto prima. Allora mi state aggravando. Non conosce orari. Ah. Pronti? Buongiorno, è permesso? Chi è? E questa è la casa del signor Antonio Orefice? Vorrei conferire con il signor Orefice. Dite! Ma dov'è il signor Orefice? Ah, eccola qua! Spero di non disturbare! Per carità! Invece teniamo che fare! Non le date un dito, signorina! Venite avanti!
Venire avanti. A me la gente mi piace guardarla in faccia. Ho un appuntamento con lei, sai? Con me? Oh. Onore e piacere. Ma come, in casa l'hai fatta venire? In casa? Signora, sono l'intervistatrice dell'ITL, l'Istituto per l'Indagine sul Tempo Libero. E sto conducendo un'inchiesta sul come, appunto, trascorre il tempo libero, vero? Il lavoratore medio italiano. Posso rivolgerle qualche domanda a quattro occhi? Non avrà difficoltà, spero. Adesso come adesso, signori, l'unica difficoltà è quella del respiro. Capisco, nevrosi con angoscia respiratoria. E si sta facendo così canalizzare. Ma a quanto pare il sistema fa parte di una scuola che si distacca da quella freudiana. Bene, poiché vedo che è impegnato, possiamo rinviare. Tra mezz'ora? Un'ora, diciamo. Signorina. Ho qualche intervista da fare nella zona. Facciamo così, potete venire in un giorno feriale. No. L'ha detto, non posso? Bene, l'esperienza ci insegna che queste indagini riescono meglio quando si tocca con mano, per usare un eufemismo. Signori, voi quale eufemismo volete toccare? Voglio dire, signora, che trascorrendo con il soggetto qualche ora del suo tempo libero ci si rende meglio conto di quanto ci rivela il soggetto stesso, il quale, per usare un altro eufemismo, è messo a nudo. Che mi tocca sentire nella casa della buon'anima. Spero non le dispiacerà aprirsi con me. Oh, onore e piacere, signori, onore e piacere. Presto, allora, e in gamba, signor Orefice, in gamba. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Se quella donna mezza nuda mette di nuovo piede in questa casa, facci succedere il 48! Ma quale 48? Mamma, quella è una visita d'ufficio! Ah, d'ufficio? Ma cosa si chiamano? Ma io dico una cosa, io scusate, a Camporeale tutto e queste povere scoffano niente. Una volta ogni tanto che gli capita la combinazione, pure a lui! Donnare, ma questa è ancora no! Ho rispicciato, andate a prendere una bombola di ossigeno! 2 minuti e abbiamo finito, eh? Pronti? Vai! A momenti cadevate! Donnarumma, non diamo retta! Non diamo retta, tornatelo da Fiorino! No, non posso lasciarvi in queste condizioni! Non fa niente, non fa niente, passa la domenica col piede dentro! È una questione di principio! No, signori, non fa niente, passa la domenica! No, no! Voi sapete che faccio? Vado da Don Beppi, Fabio, mi faccio dare martello e scappello e sono subito da lui. Ma perché vuol dire intossicare la domenica pure a lui? Ecco qua, pigliatevi le 15.000 lire. Salutatemi Don Carlo e campate 100 anni con la buona salute. Tra 2 minuti mi vedrete tornare. Non tornate. Torno. Non tornate. Torno. Non tornate. Non tornate. Oh, mamma mia. Mamma, non è il caso. Comunque il televisore, levatelo dalla testa. Non sto piangendo per il televisore. E allora perché piangete? Ah, forse perché mi state intossicando un'altra bella domenica, eh? E non chiamatemi mamma, che abbiamo tutte e due la stessa età. E se non è per il televisore, perché piangete? Che davanti a finestrali mi avete infacciato anni di sacrifici, dimenticando che le vostre creature le ho nutrite nel mio seno. Mamma, quando sono cresciuto col biberon? Casomai le ha cresciuto il seno della Carlo Erba. Sono stata nonna e madre. E se voi avete sopportato una suocera senza lo sfizio di tenere una moglie, io sono stata sposa e madre senza marito. Ce l'ho anch'io! Con i turbamenti dello spirito e i fremiti della carne! E speravate, speravate! Mamma, la nonna dei miei figli non me la sposo! Ma che ne vuole? Spero, che spero! Per voi ci vuole come uno come quella che è appena uscita! Oh. Anzi, sapete che vi dico? Me ne torno a Positano. Sì, sì, domani. Perché credete che non tengo di che mangiare? Io a Positano. A Positano, 2 case, una pensione, una spiaggia, 3 figli, 8 nipoti, 2
due fratelli. Ah, è pure uno zio canonico con la Paresi. Appositano. Ma con tutta questa ricchezza di beni mobili e immobili, qua dovete stare. Ma che ho fatto di male, padre Ted? Non mi bastava Campo Reale. Beh, Andò, se non la smettete di offendere, questa è la volta che levo il disturbo. Sono 10 anni che mi state facendo sperare in questo levare del disturbo. Se non la smettete di offendere, mo lo faccio. Mo? Proprio mo? Proprio mo. Te ne vado tra 8 giorni. Ma come vedete oggi stesso, proprio mo? Prima devo vedere come passate il tempo libero con quella là. E poi fra 8 giorni. Come una serva! Lo sapevo, io lo sapevo! Mamma mia, che emozione! Ho visto Capurro! Chi hai visto? Capurro! Capurro! Non dire sciocchezze, Teresi! Ho visto Capurro! Ma come? È ancora vivo! E quanto può tenere? 100 anni? Chi tiene 100 anni? Capurro! 100 anni di galera! Perché quelli che scrivono le canzoni le mettono in galera? Ma voi quale Capurro avete capito? Oh Gesù, quante ce ne stanno? Quello che ha scritto la Chi mi viglia francese? Ma no! Quello è il Capurro dei giorni vostri! Io ho visto il Capurro dei giorni nostri! Il poeta evaso! Il poeta evaso! Senti, non dici sciocchezze belle della nonna, perché quella a questo sta su San Bernardo. Ma no, mamma stava al corso Vittorio Emanuele. Me l'ha detto l'anno Tiziano, manca mezz'ora fa. Ma mi volete far capire, ma chi è questo Capurro dei giorni vostri? Ma voi lo leggete il giornale? Sì. Quello che è vaso ieri dal carcere di Milano. E dove l'hai visto? Alla messa delle... Ma come Teresi, uno scappa dal carcere di Milano e si viene a sentire la messa a Napoli. E Teresi, forse stava mischiata alla folla per non farti riconoscere. Chi l'avevi visto? Nonna, guarda la fotografia. Teresi, sì, che ti ricorda? Anna. Che mi deve ricordare? E guarda bene, bella della nonna, l'attaccatura dei capelli, la forma degli occhi. Mefistofole, Quell'altro come si sente? Satanica. È vero. Non può essere, non può essere. Magari potesse essere. Ma che tiene di speciale, ne? È un uomo! E che tiene sulla coscienza questo uomo? 5 distributori di benzina, 3 coppie di innamorati, un pensionato delle ferrovie, è una bomba a Monte Napoleone. Ce lo devo telefonare a Pinky Pinky mio. Ma avete messo il piede nel concime? Teresi, mi è andata bene. Pensa che mi poteva capitare un'altra volta la grattuccia. Ma non sa bene che vi fate trovare così da Giorgino, è la parola. Questo che cos'è? Pronto? Pinky Pinky, indovina che ho visto scendere dalla messa. Ma no! Ma che direttore del policlinico? Ho visto Capurro! Sì, Capurro, il bandito evaso! Pronto? Pronto, Pinky Pinky? Pronto, ma chi parla? Cavaliere, buongiorno, è lei? Come? È svenuto. Per forza, quelle distoniche che tu non lo prepari, eh? Pronto? Cavaliere, sì, bravo! Due compresse di Bellergy e un po' d'aceto sotto al naso. Poi me lo passa. Pronto? Pinky Pinky, amore mio! No, io mi sono sbagliata! Quello non era Capurro! Forse era solo uno che gli somigliava! Ma sì, parola d'onore! Mi raccomando, vieni subito, eh! Ti aspetto! Ciao! Teresi, ma mi devi spiegare come hai fatto a sfilare l'annaffiatoio? Ci vuole la laurea in idraulica? Una specie. E io ce l'ho. Adesso chiamiamo la polizia. Ma ti vuoi convincere o no che quella sta entrando questo? Allora che notizia? Abbiamo sentito tu stessi. Notizie del giornale radio. Sulla fuga di Filippo Capurro, ascoltate il nostro servizio speciale. A voi Bari. Vi parliamo, gentili ascoltatori, dal lido flagella di Bari, dove una nota drammatica è venuta a turbare l'atmosfera di euforia che precede l'arrivo delle ondate turistiche. Ecco il fatto, raccontato dal bagnino Marcello Bisantis.
Niente, si presentò un cristiano e parlava qua cento napoletano e si mise a entrare male con una custodia di violino. Ora, signoria, sai, capo in mare, non si suona i violini. Niente, niente, entrata a custodia c'è l'umitra. L'individuo sospetto si è allontanato costeggiando o ha preso il largo? Il largo, il largo. Occhio e croce puntava sull'Albania. Non escluso, pertanto, che venga richiesta la collaborazione di una flottiglia di cannoniere jugoslave. Sei convinta, mo? Ma come? Non stava scappando in Francia? Vabbè, in Albania, in Francia, dove vuoi tu, ma certamente non stava al corso Vittoria Emanuele. Però quello era tale e quale. Pronto? Ma come, Pinky Pinky, non ti sei ancora mosso? Sì, va bene. Va bene, ma vieni presto. Ciao. Ha detto così che mangia riso scondito perché la notizia gli ha fatto venire una mossa di viscere. E andiamo, bella nonna, andiamo a preparare perché devi imparare come si fa. Da domenica prossima il riso a Pinky Pinky tu lo prepari tu. Io me ne torno a Positano. Voi? E perché? Il mostro me ne ha cacciato! Il mostro non la caccia. È lei che mi fa il dispetto e io me lo tengo. Io me ne riso a Pinky Pinky e mi preparo la valigia. Se se ne va lei, me ne vado pure io. Invece di trattarla così, questa cara e santa donna, me la dovreste sposare. Ecco. Andate a mare, chi si è attendito? Andate a mare. Oh, sposa. Ma che vuoi, ecco? Dato te. Dato te. Pronto? Ma è il cavaliere Vigliena? No? Oh, scusi, con chi ho il piacere di parlare? Camporeale! Cornutona! Ecco fatto, neanche il tempo che non si abbottona. Ricomponetevi. Ma voi da quale disgraziato vi fate vestire? Pare che fa qualche difetto. Scusate, ma voi chi siete? Non mi riconoscete? No. Messaggio di Nixon al presidente del Vietnam, chiede Nixon. Ah, guardate qui sotto, la fotografia. Filippo Cavour. Cavour! Ma voi non stavate scappando verso l'Albania? Ci sta in casa. Ma mamma e mia figlia. Potete abbassare le mani. Ma aprite bene le orecchie. A me mi servono 8 ore di sicurezza mentre il mio compagno mi prepara l'imbarco per l'Africa. Io fastidio a voi non ne voglio dare. Ma se vi azzardate a fare il fesso, fail e contropail, sciamb e frizione, servizio completo. Mi sono spiegato? Dove stanno vostra madre e vostra figlia? Che stanno facendo? Stanno facendo i disabbingo qui. Chi è il gatto? Oh signore, Giacchino. Ci avete un gatto che si chiama Giacchino? Oh signore, chi l'ha detto? Voi. Quando mai? Giacchino è il fidanzato di mia figlia. E Pinky Pinky chi? Il gatto, cioè no, è il fidanzato di mia figlia. Il capitolo.
di là c'è sta vostra madre, vostra figlia e Pinky Pinky, il gatto del fidanzato di vostra figlia. Sì, c'è no, non sto capendo niente, non mi sta facendo capire niente. Questo gatto, ma che c'è il gatto? Me lo volete sapere? Sentite, capo, non diamo retta, voi parlate e io vi servo. Fate venire tutte le persone che stanno di là, tutte! Signor sì. Mamma! Mamma! Sta offesa con me. Mamma! Io con voi non ci parlo! Avete visto? Non viene. Perché sta offesa con me? Abbiamo litigato. Ah, la mamma è sempre la mamma. Fate la pace. Chiamatela mammina. No, 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 no. Mammina. Mammina! Venite un momento di qua. E pure Teresina! E pure Pinky Pinky! E pure Pinky Pinky! Non state a darmi a pranzo! E allora Ciacchino! E pure Ciacchino dammi a pranzo! Oh, senti, no, io vi devo sparare! Fate venire tutte le persone che stanno di là! Tutte! Oh. Oh. Mamma, ci sta una visita! Non me ne importa niente! È una sorpresa, mamma! Visiti in questa casa, non ne leggerò più! Buongiorno, domani vi vado a prendere il resto della mia roba. Dove andate? A Positano, ma chi è che si permette? Permettete, mamma, Capurro! Capurro o non Capurro, questo signor si è permesso di toccare! Capurro! E adesso? Capurro! E adesso fate venire vostra figlia! Teresina! Nonnina, me ne vengo pure io a Positano. Stavamo sulla mossa di andare a Positano. Ma le fare a Capurro? Teresi, non piangi, tu te la della non piangi, quello è Capurro. Io ve l'avevo detto e voi non ci avete creduto. Hai ragione. Madonna, che ci fa Capurro in casa nostra? Mi ha seguito? No, mo ce lo dice. Che ci sta di là? Le scamere di mamma e di mia figlia ai servizi. Quella è la camera mia. Quanto ingresso viene la casa? Solo quello. E allora siamo a posto. Sapete? Sì. E adesso ripeto il discorsetto, Io appena esco la notte me ne scendo al porto e mi imbarco per l'Africa. Egitto? Come? Siete in partenza per l'Egitto? No, in Tunisia. Oh, Capurro, dovendo viaggiare io sceglierei l'Egitto. La Ida, la Pirata, Capurro, va bene. Appena esco la notte me ne scendo al porto e mi imbarco. Io fastidio a voi, non ne voglio dare. Ma per carità, onore e piacere. Ma se qualcuno si azzarda a fare fessa... Capurro, voi qui siete in casa vostra. Sì, e me la fate fare una frenzola di minacce. E questo che diavolo è? E fatelo parlare. Se qualcuno si azzarda a fare fessa... domani in casa vi vedete arrivare il telegiornale. Se qualcuno sgarra... il primo a pagare sarò mamma. In che senso? Scusate. Se qualcuno si azzarda a fare il fesso, io piglio mamma vostra. E? La sparo. La sparate? La sparo. Fatemi capire, che so? Se per caso io mi precipito fuori gridando, correte, gente! In casa qui ci sta Capurro, l'evaso! Voi? Piglio e lo sparo! A lei? Non a me che sono riuscito a tirare una prova! No, io mi sto a fiducia, mi credo! E se invece corro io fuori a dire, correte, gente! Vi sparo! A chi? A voi! Ecco. Chiunque gridi, voi sparate a me! L'avete detto! Che uomo! Capurro! Voi siete il trionfo degli ormoni maschili! Bello! Che spero! Questo è un uomo nel quale sperare! Un uomo che si guadagna la libertà con l'arma in pugno! Capurro, disponete di me! Signora Predina! Dite! Levate in mano la faccia! E sedete! E il prossimo che si alza a mettermi le mani in faccia! Lo sparo!
Ma voi che razza di mamma tenete? Quale mamma? Quella è mia suocera. Caro amico, tra uomini, se per disobbligarmi dell'ospitalità mi capite, insomma, se la signora è di troppo, mi seguite. E l'ho presente e apprezzo il pensiero. Sentite, Capullo, ma voi veramente vi volete disobbligare? La parola è una. Allora, sentite, ci sta un carissimo amico mio, un certo Campo Reale. Gli possiamo fare la tavola? Gente in casa, non ne voglio. Mi sta in un'altra occasione. Ma a me un'altra occasione come questa, quando capita? Ci sta un tizio con la faccia verde. Fighi mio. Se tu vai, e attento a quello che dite. È permesso? Buongiorno. Piano, Teresi. Il remo si è spostato a destra. Non è c'è, ma questo perché non ci stavano nuvole sul vomero? Eppure il singhiozzo mi è venuto. Ma che è questo silenzio? Qualche cattiva notizia? No. Madonna, preparatemi. Giacchi, per il singhiozzo intanto pigliatelo 7 sorsi d'acqua gelata. Voi volete scherzare, Don Antonio, accaldato come sei. È meglio che mi fate pigliare lo spavento. E allora girate. Perché mi devo girare? Così vi pigliate lo spavento. Sapete che vi dico, Don Antonio? È meglio che mi dai il singhiozzo. E tanto prima o poi vi dovete girare. Ma perché che ci sta dietro di me? Ci sto io!